Buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV e ben trovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi è una puntata particolare perché abbiamo due ospiti in collegamento e ci concentreremo in particolare su quali sono le criticità di natura legale che stanno affrontando due settori tra i più sollecitati da questa emergenza sanitaria e parlo del settore farmaceutico che chiaramente è chiamato a dare una risposta, insomma, a questo virus proprio da un punto di vista sanitario e parlo anche del settore bancario che invece è stato investito da, diciamo, uno tsunami di richieste di finanziamento da parte delle imprese italiane che è chiamato quindi ha sulle spalle proprio il sostegno e la ripresa del tessuto imprenditoriale. Ecco, e potremo analizzare tutti questi aspetti grazie ai nostri ospiti di oggi che presento e che saluto e che sono l'avvocato Carlo Simone Massenti, Vice President Legal di AstraZeneca. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E l'avvocato Riccardo Quagliana, General Counsel di Banca Monte dei Paschi di Siena. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Ecco, Grazie, buongiorno a tutti. grazie di essere qui, anche se solo virtualmente, per la vostra testimonianza. E io, avvocato Massenti, partirei, da lei, quindi da come la sua azienda, che fa parte appunto del settore farmaceutico, ha affrontato la fase, diciamo, anche iniziale di questa crisi, tenendo conto del fatto che non avete mai potuto, dovuto chiudere le vostre attività con anche una ripercussione dal punto di vista, immagino, logistico, vista appunto la distribuzione di prodotti farmaceutici, anche collegati proprio alla lotta contro il coronavirus. Prego, avvocato. Sì, grazie. Ora buongiorno a tutti. Noi in realtà dal primo giorno in cui è scoppiata la crisi, quindi dal 21 febbraio, ci siamo in un comitato di crisi e abbiamo assunto la determinazione di lavorare in smart working dal lunedì successivo, quindi dal 24 febbraio. Quindi abbiamo implementato quello che era il nostro business continuity plan. E da questo punto di vista abbiamo diciamo soprattutto verificato che le funzioni critiche e che rispondono a degli obblighi di legge per quanto riguarda il settore farmaceutico fossero in grado di lavorare da remoto fin dal lunedì successivo, quindi dal 24 febbraio. E mi riferisco in particolare alle funzioni di, per esempio, di farmacovigilanza, alla distribuzione dei nostri prodotti, agli studi clinici, alla conduzione degli studi clinici, alla partecipazione ai tender, alle gare. Quindi abbiamo verificato che da remoto fossimo in grado di assicurare la continuità dell'operatività di tutte queste funzioni che sono fondamentali per la nostra azienda farmaceutica. Ecco. Quindi questa è stata la risposta immediata con l'attivazione del Business Continuity Plan. Devo dire che il nostro Business Continuity Plan aveva anche un allegato proprio relativo alla pandemia e questo ci ha aiutato nella gestione dei vari aspetti, appunto, compreso quello di identificazione di quelle che erano le funzioni critiche diciamo, la cui attività doveva continuare nei giorni immediatamente successivi allo scoppio della pandemia. Ecco. Quindi diciamo c'è stata proprio un'organizzazione interna per far fronte alla fase iniziale e ora con la fase 2 com'è cambiata l'attività anche dal punto di vista proprio dell'ufficio legale? Allora, diciamo per la fase 1 devo dire che abbiamo anche ovviamente dal punto di vista legale implementato, come ho detto prima, il Business Continuity Plan. Il legal ha giocato un ruolo molto particolare. Io sono anche il Crisis Coordinator della società, quindi ho vissuto la crisi all'interno. E
vari aspetti legali abbiamo considerato, quelli che le dicevo prima, insomma quelli che sono fonti di obbligazioni, così come anche la posizione di garanzia del datore di lavoro per gli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori, e quindi l'implementazione dei vari protocolli governativi. E quindi lo studio dei protocolli e la loro implementazione in modo tale che quando decideremo di tornare a lavorare presso gli uffici, appunto, siamo in grado di rispettare tutti i dettami. Così anche la verifica che i vari comitati che erano previsti dai protocolli fossero implementati, gli aspetti privacy che peraltro erano già previsti dal protocollo, gli aspetti di formazione che hanno anche diciamo, un risvolto giuridico perché naturalmente bisogna formare i lavoratori per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e anche diciamo, per il lavoro di smart working, da smart working, quindi sono tutti aspetti che sono stati considerati da questo punto di vista. Abbiamo anche, diciamo, come player del settore farmaceutico, ci siamo sentiti particolarmente toccati da questa epidemia. Quindi abbiamo posto in essere tutta una serie di attività, per esempio di donazioni o di servizi, diciamo, ai nostri stakeholder nel settore della salute che hanno comportato anche un'attività legale, naturalmente anche di contrattualistica. Noi abbiamo donato 800.000 mascherine tra chirurgiche e FFP3 alla protezione civile, agli ospedali della Lombardia, ospedali in tutta Italia, e abbiamo implementato una serie di servizi che sono stati rivolti ai nostri interlocutori, appunto, del sistema sanitario. Abbiamo implementato dei corsi per la ventilazione polmonare, nel momento in cui la ventilazione polmonare sembrava essere, appunto, dal punto di vista terapeutico, la chiave per cercare di poter salvare delle vite umane. Abbiamo implementato dei corsi di sostegno psicologico ai medici e agli infermieri sotto grande stress in questo periodo. Abbiamo donato delle ambulanze dedicate Covid-19 per il trasporto dei pazienti positivi, e tutte queste attività naturalmente hanno comportato la valutazione sia contrattualistica che di aspetti giuridici. Ecco. Certo, quindi insomma siete stati molto sollecitati, così come adesso do la parola all'avvocato Quagliana, il settore bancario è stato diciamo altrettanto sollecitato, per cui le chiedo come avete affrontato anzitutto la fase iniziale della crisi. Prego, avvocato. Ma grazie, buongiorno a tutti. Ma dal punto di vista, diciamo, della gestione della crisi, noi abbiamo avuto due piani completamente differenti, perché il primo è quello relativo all'emergenza in sé, con il, diciamo, progressivo lockdown che ha però tenuto le banche e i servizi di prima necessità aperti. Quindi abbiamo avuto come prima tematica quella di preservare la salute dei dipendenti in filiale che comunque hanno continuato ad offrire un servizio fondamentale ai cittadini, perché poi, diciamo, non era digitale, però ancora la gente, soprattutto considerata l'età media del popolo italiano, va in banca e diciamo, richiede una serie di servizi bancari direttamente allo sportello. Certo. Quindi, soprattutto nelle aree più colpite dall'emergenza, c'è stato un piano, diciamo, importante che è stato propedeutico a mettere diciamo, in sicurezza i nostri colleghi, fino anche a prevedere la chiusura di alcune filiali nelle situazioni più complesse che non assicuravano, diciamo, alla forza lavoro adeguata protezione. E questo, diciamo, è un qualche cosa che la banca ha gestito giornalmente. Il comitato di direzione di cui io faccio parte si è riunito tutti i giorni dal momento in cui diciamo, è intervenuta la disposizione di lockdown, proprio per, diciamo, prevedere e condividere le misure di sanificazione, per prevedere anche una serie di ordinanze da parte delle singole regioni che non erano troppo coordinate tra loro stesse e necessitavano di un'attività interpretativa. E Esatto, questo è insomma, c'era stato da una parte l'aspetto. anche le li
le linee guida nazionali e poi ogni regione, quindi. Esatto, ogni regione ti diceva sanifica il bancomat una volta al giorno, 1-2, 1-3, 1-10 l'ho chiuso. Insomma, erano abbastanza contraddittorie le une con le altre, però siamo riusciti a mantenere comunque il livello di servizio anche nelle aree più disagiate, più colpite, proprio per essere vicino il più possibile alla popolazione. Secondo aspetto, che si è poi, diciamo, snodato più avanti con la decretazione d'urgenza e tutta la legislativa che è seguita, è stata quella relativa alle misure da porre a beneficio e a supporto della clientela, che il dibattito, diciamo, di stampa è noto, hanno messo sotto grande pressione le banche, in particolare Monte Paschi, che oggi è una banca in un regime di ricapitalizzazione precauzionale, quindi è detenuta provvisoriamente dallo Stato con una percentuale, dal MEF, dal Ministero delle Finanze, con una percentuale di quasi il 70%, e questo ovviamente ha posto su tutta la forza lavoro della banca, ma devo dire anche di tutto il sistema, una volontà specifica di essere vicino a chi è stato colpito e a consentire una ripartenza che lasciasse sul campo meno morti possibile, perché qui è in gioco il tessuto produttivo nazionale, e quindi la tempestività nel poter mettere a terra determinate soluzioni è fondamentale. Ecco, È sì, qua chiaro è che. il dibattito aperto, nel senso che da un lato ci sono le imprese che lamentano le eccessive lungaggini e storture da parte delle banche, e dall'altro lato ci sono le banche che invece rivendicano, no, il ruolo di poter fare tutte le verifiche del caso, perché appunto si tratta sì di garanzie che comunque poi Ma devono sa, essere verificate. allora la ringrazio per questa domanda, perché ci consente in un'occasione in più di chiarire o tentare di chiarire le cose. Cioè, il fatto che ci sia la garanzia dello Stato non esonera le banche dall'attività istruttoria, neanche per quanto riguarda, diciamo, i 25.000 euro, che sono la misura, diciamo, più veloce sulla quale tutto il è stata ridotta all'osso. È anche vero però che secondo me il legislatore ha fatto un passaggio, come dire, dovuto nel non esonerare le banche dalla propria responsabilità, e l'ha fatto nell'ottica di non vedere il finanziamento di aziende che, a prescindere dall'emergenza Covid, non abbiano la possibilità di proseguire il loro cammino. Cioè, qui c'è un tema anche di affidamento. C'è un tema di certezza nei soggetti diversi dalle banche che vengano in contatto con queste imprese, e a mio avviso anche la garanzia dello Stato, che poi è una garanzia che, se verrà escussa, andrà a gravare sui conti pubblici, è stata concessa sì per salvare la patrimonializzazione delle banche sicuramente, ma anche proprio per costituire un'estrema ratio, cioè di cuscino e di giudizio che le banche devono comunque continuare a effettuare prima di concedere finanziamenti a società danneggiate. Questo dall'emergenza. Questo rende ovviamente il quadro estremamente complesso, perché tutti i meccanismi di credit scoring e di pianificazione e di analisi dei fondamentali che una banca strutturata e grande è in grado di fare sulla sua clientela sono completamente saltati, perché i tempi della riapertura, i tempi di un effettivo ritorno alla normalità sono complessi, e quindi anche il fabbisogno di cassa dei clienti è difficile da stimare. E questo vale soprattutto per segmenti di clientela che sono le famose PMI, cioè piccole e medie imprese con fino a 25 dipendenti, 4-5 milioni di fatturato, che costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese italiane. E qui io devo dire che vedo comunque una volontà del sistema di farsi carico di questo, e quindi sono state introdotte una serie di misure che non c'erano prima, cioè questionari, colloqui con la clientela, al fine di cercare di avere informazioni che non sono quelle che tradizionalmente la banca è abituata a lavorare, cioè i bilanci, le misure, eccetera, ma sono informazioni più meno raffinate da un certo punto di vista, che però possono aiutare ad arrivare a una buona determinazione dei fabbisogni di cassa e soprattutto a fare una valutazione ragionevole in termini di sostenibilità del debito. Perché sicuramente qui
non performing loan saranno generati. È un vero peccato perché tutto il sistema, non solo Banca Montepaschi, si era ripulito da una serie di situazioni di sofferenza. Invece torneremo in un periodo difficile dal punto di vista delle banche, perché questa emergenza sicuramente genererà una serie di soggetti che non sono tecnicamente adempienti. Mi lasci dire che dal punto di vista sostanziale vedere l'escussione dello Stato o la banca che è costretta a fare accantonamenti per i non performing e sono due facce della stessa medaglia, perché poi è sempre il sistema bancario, è sempre il sistema di prestiti che ne viene tecnicamente colpito negativamente. Cerchiamo di fare il lavoro al meglio, cerchiamo di essere particolarmente coscienziosi nell'ottica di avere un sostegno reale, veloce e fattivo a tutte le imprese in difficoltà. Certo, poi non dimentichiamo il fatto che le banche sono state investite da centinaia di migliaia di domande, ma loro stesse si trovano a lavorare in una situazione appunto di smart working o comunque di, tra virgolette, di emergenza. E a questo punto mi collego proprio con il secondo tema che volevo affrontare con voi, ed è proprio come è cambiata l'organizzazione del lavoro per chi gestisce un ufficio legale, e come cambierà anche il lavoro del General Counsel nel futuro. E mi rivolgo a lei, Avvocato Massenti, per primo. Innanzitutto, come dicevo prima, la nostra organizzazione è stata in grado di lavorare da remoto fino dal day one, fino al 24 febbraio, quindi diciamo grande attenzione è stata posta in essere proprio sulla fattibilità tecnica di consentire a tutta la popolazione aziendale di poter lavorare da remoto. Parliamo di quante persone? Sono più di 700 persone in Italia e quindi ecco, da questo punto di vista c'è stata grande attenzione su questo aspetto. Probabilmente dal punto di vista di come cambierà anche il ruolo del General Counsel o comunque la funzione legale a fronte di questa esperienza che si è avuta, una considerazione che faccio è che probabilmente risulterà rafforzato il ruolo del General Counsel all'interno di un comitato di crisi. Abbiamo avuto l'esperienza con questa pandemia di quanto siano importanti la valutazione di vari aspetti legali per poi poter prendere dal punto di vista aziendale delle decisioni che siano basate su appunto anche su tutte le considerazioni dal punto di vista legale e quindi questo secondo me resterà che il ruolo del General Counsel all'interno di un'attivazione di un business continuity plan è un ruolo fondamentale, ecco questo. Resterà credo anche la necessità di avvicinarsi sempre di più all'utilizzo della tecnologia. Noi siamo stati in grado anche di gestire le nostre interazioni con la classe medica da remoto, quindi tutte le nostre, non soltanto informatori scientifici, ma anche i nostri colleghi delle funzioni medica e market access sono stati in grado nell'immediatezza dello scoppio della crisi di gestire da remoto queste interazioni. Quindi questo c'era già, ma questo continuerà e continuerà in maniera sempre più rafforzata, come ci sarà una maggiore attenzione proprio su tutte le possibilità di interazioni da remoto nei confronti della classe, per esempio per quanto riguarda il settore farmaceutico, nei confronti della classe medica, ma anche con l'utilizzo di strumentazioni. Faccio riferimento al cosiddetto digital pharma, per esempio, quindi a tutte quelle tecnologie che permettono di avere interazioni fra medico-paziente oppure fra aziende-paziente, che può mettere anche al servizio di pazienti dei servizi che vengono chiamati patient support program,
E questo è un, diciamo, c'era già, ma è un lascito e sarà ancora più importante a seguito dello scoppio della pandemia. Quindi l'attenzione, l'importanza a tutti gli aspetti digitali, tutti gli aspetti tecnologici che fanno, diciamo, fanno risaltare alcuni aspetti legali, di conseguenza, cioè l'aspetto della privacy, per esempio, oppure se penso al settore farmaceutico. Diciamo, l'individuazione della regolatoria del mezzo, che viene utilizzato, quindi l'inquadramento regolatorio del mezzo che viene utilizzato, o gli aspetti di responsabilità per, diciamo, per la qualità del dato che viene trasmesso. Ecco, diciamo che tutti questi aspetti continueranno ad avere sempre maggiore rilevanza, in particolare non soltanto per il settore farmaceutico, ma per il settore farmaceutico in cui il digital farm era già una realtà, in cui le tecnologie venivano utilizzate per tutta una serie di finalità, sia dai nostri stakeholder che da noi. Ecco, tutto questo aspetto rimarrà acquisito. Certo, assolutamente, i temi tecnologia e i temi privacy, molte aziende stanno cercando di dotarsi proprio anche di app per tracciare fin dove è possibile, no? I movimenti dei dipendenti, dei lavoratori. E Avvocato Quagliana, chiedo anche a lei cosa ne pensa, insomma. Ma allora, la mia struttura è una struttura non grande perché siamo circa 200 persone in tutta Italia. Devo dire che la tecnologia soccorre dal punto di vista del lavoro e quindi noi siamo andati avanti abbastanza agevolmente, anche se tra legali, la possibilità di confrontarsi, internamente sulle diverse tematiche è sicuramente un grosso plus. E non che lo si perda con Skype, Zoom, piuttosto che Teams, eccetera, però sicuramente il confronto diretto, soprattutto con i miei più stretti collaboratori, è mancato. Questo non è andato a scapito della qualità del lavoro, anche perché in un momento come quello in questione, la direzione legale è stata particolarmente sotto pressione perché siamo andati a approvare e a diciamo, prendere il peso insieme alla compliance di tutta una serie di prassi che erano nuove in ambito bancario e che ovviamente hanno richiesto da parte del business, anche giustamente, una serie di tasselli legali, di approvazioni legali importanti. Quindi sicuramente la direzione generale, tutta e la parte legale, che ne fa parte, anche ha retto bene il passaggio, allo smart working. Noi siamo la banca più antica del mondo, abbiamo 20.000 dipendenti, 19.000 circa erano in regime di smart working, quindi lavoravano con mezzi elettronici da casa. Compresa la rotazione anche all'interno delle filiali, quindi anche il lavoro commerciale è stato traslato diciamo, sulla modalità smart working. Sicuramente è una rivoluzione, è una rivoluzione anche per gli spazi, perché secondo me questa esperienza ha insegnato che si può lavorare diversamente. Lo dico con un po' di tristezza, io non sono vecchissimo, però ho cominciato quando ancora i contratti si mandavano via fax, non c'era la mail, era il 1995, che ero un giovane praticante, e ci troviamo adesso a lavorare sostanzialmente connessioni permettendo, in tutta sicurezza da casa, facendo sostanzialmente qualsiasi cosa. E, ripeto, dal punto di vista del lavoro nostro di avvocati non cambia molto, si perde un pochino di confronto, però è più un confronto anche secondo me che riguarda tutti, non solo la tematica legale, ma il fatto di andare nella porta accanto del collega e di scambiare quattro parole su una tematica, sia essa di natura giuridica o trasversale. Dal punto di vista invece della pregnanza dell'attività legale, io penso che questa esperienza prosegua in un sempre maggiore cammino di attenzione alle problematiche legali.
banche, grandi factory industriali, eccetera, stanno registrando comunque un investimento sempre maggiore all'interno dei dipartimenti di legali interni, e il peso delle decisioni nelle attività legali è sempre maggiore. Si voglia, anche perché i margini diminuiscono, le volontà di percorrere nuove strade sicuramente ci sono, e quindi avere anche un rischio sostenibile e una cultura del rischio è importante che ci sia, che sia possibile coprirlo con adeguate competenze, sia di natura legale sia di natura compliance, a seconda delle firm di provenienza. E quindi questa esperienza insegna che anche quando si fa un salto nel vuoto, quando si affrontano nuove sfide, sicuramente la componente legale va sotto pressione. Di qui la necessità, a mio avviso, che tutte le società investano in questo ambito, non in passacarte che comprano solo lì all'opinione dei consulenti, che sono sicuramente necessarie, ma ripeto, fino a un certo punto, perché poi chi lavora internamente alle aziende ha una conoscenza anche del rischio, di ciò che lo circonda, che è molto più specifica e come dire, articolata. E questo, se è un lavoro fatto bene, consente anche ai legali esterni di valorizzare le loro competenze, che sono magari più accademico e teoriche, con un aspetto pratico che solo chi sta all'interno può dare. Quindi secondo me anche questa bruttissima esperienza porterà a una maggiore valorizzazione delle figure legali interne, sul presupposto che abbiano una attitudine proattiva e di voler stare vicino al business. Assolutamente, insomma, si è trattato appunto di uno shock, di un salto nel buio, che in tutta la sua drammaticità sicuramente qualcosa di positivo ha lasciato, e parlo sicuramente del ruolo della tecnologia, che sarà sempre più pregnante, anche se appunto, come sottolineava lei, l'equilibrio va trovato tra appunto lo smart working, tra virgolette, violento, che ci ha toccato un po' tutti, e la possibilità di mantenere quei rapporti sociali che sono comunque vitali, soprattutto sul luogo di lavoro. E io vi ringrazio molto per essere stati con noi, per la vostra testimonianza. Grazie a voi. Grazie. Vi saluto, vi auguro un buon lavoro, e un saluto anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci.